Gentili telespettatori, buona giornata. Dai che continuiamo a ridere con Landini. Maurizio! 9! Maurizio! Come diceva nel film di Benigni. Maurizio! Allora, Maurizio, chiamiamolo solo per nome, Maurizio, ha mandato 51 pagine di manovra, lui ha fatto il suo emendamento, la sua proposta di modifica, facendo una manovra a dir poco ridicola. Adesso sentite quello che andrò a leggervi. 87 miliardi, 32 milioni e 650 mila euro. 87 miliardi, dice, ma dove li trovi sti soldi? E vabbè, 73 miliardi e 302 milioni, cancelliamo l'evasione fiscale, e 13 miliardi da nuove entrate fiscali. Mamma mia, come stai Maurizio? Ma una manovra del genere la può fare anche mio zio, no? Lo zio Pino. Vabbè, dai. Già dove trovi i soldi dalla cancellazione dell'evasione fiscale e 13 miliardi di nuove entrate fiscali, ecco, già questo vi fa capire il livello. Attenzione, questa è una manovra economica che per leggerla non ci vuole una laurea, ma basta la terza media che ha Landini. Quindi nessuna laurea alla London School of Economics, ma nessuna laurea alla Bocconi, ma basta la terza media o anche la terza elementare. Sentite questo, Landini ripristina il reddito di cittadinanza per tutti, ma attenzione, se tu truffi lo Stato non hai nessuna sanzione, non vai in carcere, niente, ti beccano, ti tolgono il reddito. Quindi tutti possono provare a prendere il reddito di cittadinanza indebitamente, se ti beccano te lo tolgono. Quindi l'unica cosa che ti può succedere se tu non avevi i requisiti, hai preso il nuovo reddito che reintroduce Landini, se ti beccano te lo tolgono, però lo lasciano ai tuoi familiari. Comunque l'importante, dice lui, non essere beccati, per il resto, provateci, bene. E già questo vi fa capire il livello di questo signore. E poi dice 23 miliardi li vuole dare in più di aumento di stipendi ai dipendenti pubblici per recuperare l'inflazione. Caspiterina, 23 miliardi di aumenti dei salari pubblici. Ma comincia ad aumentare quelli del privato, Landini. Ecco, vabbè. Poi dice 3,9 miliardi di euro per pagare un premio a chi nella sanità decide di lavorare solo nel pubblico, rifiutando l'attività in proprio nel privato, oggi concessa. Altri 8,4 miliardi viene finanziato il salario accessorio dei dipendenti pubblici per recuperare il gap stipendiale rispetto ai privati. 23 miliardi in più per la sanità. 23 miliardi in più per la sanità. Ovviamente alla domanda dove li prendi, lui dice dall'evasione fiscale, no? Elementare, Watson. 20 miliardi per le assunzioni nella sanità, 6,6 miliardi per allargare il finanziamento dei colleghi, dei congedi parentali, soldi per chi ha il primo figlio, più vigili pagati da più multe per tutti, dai, mettiamo un autovelox in ogni angolo e tiriamo su un bel po' di soldi per assumere più vigili, non più soldi per rifare le casse dei comuni, ma per assumere più vigili, più multe, più vigili. Poi quando si è pieno di vigili, che in un paese di 1000 abitanti hai 380 vigili, togli gli autovelox, no, quelli li devi tenere per continuare a pagare gli stipendi dei vigili. Caspiterina, ho i brividi dal genio indiscusso dell'economia di Maurizio Landini. Bene, ma andiamo avanti, poi ce n'è ancora, un po' di confusione su quota 103, insomma, è tutto un casino quello che propone, perché quota 103 in vigore dal 1 gennaio 2022, intervento permetterebbe a tutti coloro che non sono riusciti
per età e contributi di perfezionare nel 2023 con almeno 62 anni, ma 41 anni di contributi, togli il numero che hai pensato e alla fine vai magari è favorevole andare in pensione con quota 102. Vabbè, insomma, è un po' più complessa, però non si capisce niente dalla proposta su quota 103. Comunque, e poi il ponte di Salvini... il ponte di Salvini va cancellato, perché? Quindi, perché se la destra vuole un ponte noi dobbiamo cancellarlo, lo voleva anche Berlusconi, e quindi, bene, quindi su quegli 87 fantomatici miliardi di Landini il ponte deve essere cancellato, abrogare anche la flat tax incrementale per gli autonomi, quindi gli autonomi, Landini arriva e dice autonomi, va bene, quindi agli autonomi una bella pernacchia, togliamo via tutte le varie flat tax e poi cancelliamo il ponte sullo stretto, basta ponte, anche perché il ponte sullo stretto di Messina è diventato praticamente un ponte di destra, no? Quindi ci sarà un ponte con circolazione solo a destra. E così gli 11,6 miliardi vengono praticamente cancellati per il ponte e vengono messi su altre cose. Ecco, vi è piaciuta la finanziaria di Landini? 87 miliardi, voi dite... Vabbè, però le cose che ha detto, insomma, 20 miliardi qui, 20 miliardi là, 20 miliardi là sopra, 20 miliardi là dietro, dice, ma tutti sti 20 miliardi, sti gruppi di 20 miliardi che lui distribuisce come Babbo Natale, dove li ha presi? Dove sono? Ci sono? No. E dove li prende? Dall'inflazione. Ma è 70 anni che i governi dicono che azzereranno dall'evasione, ma insomma siamo un paese di evasori, sono proprio pochi quelli che pagano le tasse, la gran parte delle tasse vengono pagate dai dipendenti pubblici o privati. Il comparto, quello degli autonomi, partite IVA, eccetera, eccetera, ne pagano molto poche di tasse e riescono sempre un po' ad andare in pari, no? Le spese equivalgono alle uscite, cioè agli incassi. Gli incassi poi, insomma, cioè un gioielliere ti dichiara 11.000 euro all'anno di reddito lordo. Bel paese, eh? Bel paese. Arrivederci a tutti e grazie.